corri. Amigos, e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qua su Rise of the Tomb Raider. Allora, eravamo qui molto molto interessanti dopo aver combattuto insieme al villaggio per, insomma, appunto per combattere i soldati della Trinity. Vediamo se riusciamo appunto a parlare con qualcuno. Là ho visto qualcosa in realtà. Ecco appunto. Io direi di esplorare un attimino la zona velocemente. Ah, qua è dove in pratica avevamo... Ok. Dove avevamo, si dice, combattuto con quel tizio là, mi sa, con il fuoco. E queste robe. Bene, intanto qui parlano di cose belle, tutto quanto. Riesci a muovere i piedi? Qua. Ho sentito che hai combattuto con loro. Ho fatto quello che potevo. Sono felice di aver aiutato. Ok. Lascia che ci richiamiamo. Vi serve qualcosa? Nostro tizio è buggato. Ciao. Si fermi, sia tranquillo. Sia tranquillo. E qua, fatto vediamo. Ok, è greco. I territori più lontani sono ancora in fiamme. Prima dell'imbrunire, tutte le nostre case saranno cenere. Il cuore della nostra città è perso, sepolto sotto una coltre di ghiaccio. Molti valorosi guerrieri del profeta sono morti per difenderci. Ma mi consola il fatto che anche gli invasori mongoli sono stati uccisi. Il profeta, nessuno l'hai più visto. Che significa nessuno l'hai? Beh, comunque, nessuno l'ha più visto dalla mattina dopo la fine dell'assedio. Abbiamo bisogno della sua saggezza, ora più che mai. Non abbiamo abbastanza cibo per sfamare i sopravvissuti. Alcuni credono che il peggio sia finito, ma temo che non sia così. Lara pensa, quando la città di Kitash cadde, gli abitanti furono costretti ad andare avanti senza il profeta. Bene. Posso portarti qualcosa? Sei tu, Lara? No. Riposati, sarò qui tra poco, se non posso salvare. No? Cosa stai dicendo? Devo amputarla, mi dispiace. Sei fortunato? No, non puoi! Non puoi amputarmi la gamba, no! È inutile, questo. Allora morirai, lo capisci o no? La gamba andrà in cantone, ti ucciderà. È questo che vuoi. Non tagliarmi la gamba. Poverini. Dov'è? Eccolo. Vai. Possiamo parlare con lui. E voi due? Siete feriti? Proiettili nella gamba. Senti, io me ne vado, se no. Cioè. Ciao. Sei battuta come una. Si vede che non è la prima. In effetti. Prendi. Questi proiettili saranno più utili nelle tue mani. Thank you. Ok, però sono piena. Ci eravamo sbagliati sul tuo combattimento. Siamo onorati di averti al nostro fianco a combattere. Prendi questi proiettili se pensi di seguire. Fagli più male possibile. Ok. Intanto possiamo continuare. Siamo fatti un po' di chiacchierate. Un prendi per Mitra, bene, sempre utile. Dobbiamo andare là. Non mi sembra ci sia qualcosa. Oh, forse qui c'è qualcosa. Punto tomba. Vediamo un po', ragazzi. Andiamo a dare un'occhiata, andiamo a dare un'occhiata. Ok. Bene, qua c'è qualcosa. Abbiamo tutto pieno. Siamo proprio... Allora siamo proprio bene. Cioè... A questo punto. Vai. La sconosciuta tomba della sfida azionale, vabbè, si sa. Ah, non c'è niente. Ok, pensavo dovevamo andare sott'acqua. Oddio. Fatto un urlo. Qua c'è qualcosa. Ah, là possiamo risalire. Ok, oddio. Ok, mi sa che qua dobbiamo fare per forza così. Bene. Ok,
Che là c'è tipo un... non lo so. Non ho idea, però è una cosa bella. Ok. Una specie di sala funeraria. Una specie di sala funeraria dove sono solo teschi? Oh oh. Cioè, una cosa un po' strana, direi. Doveva essere ornamentale, ma qualcuno l'ha usato per trasportare il grano. Ah, pure, un c'è rispetto oggi, eh? Un c'è rispetto, io c'è qualcos'altro? Ok, no, sei quasi continua, vabbè. Ok, hai un accampamento. Magnifica. Oh, che ho visto? Che ho visto, raga, ok. Greco. Qualcuno ha fatto irruzione qui dentro nel cuore della notte. Si sono riempiti le tasche di monete, hanno rovesciato giare di petrolio e di vino e hanno mancato di rispetto a tutte le persone sepolte qui. Mi si spezza il cuore al pensiero che uno dei nostri possa essere così spietato da profanare un luogo sacro solo per ottenere un futile guadagno terreno. Dobbiamo trovare un modo per tenere al sicuro questo posto, anche dei nostri stessi fratelli. E Lara dice, una lettera alla guardia cittadina in cui si denuncia un furto avvenuto nelle camere di sepoltura. Ucci ucci, sento odore di cacolucci, ok. Mi sa che dobbiamo prendere quella però, perché questo gira, quindi in teoria si dovrebbe portare qua. Bene, bene. Uff. Ok, e... ah, ok. Sto cercando di toglierlo. Beh. Sentite. Cavolo, 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 cavolo! Non ce la faccio, raga! Non lo sapevo. Scusa, ma io che ne potevo sapere? Uffi. Ok, allora dobbiamo usare per forza la barca. Facciamo così e dopo a questo punto utilizziamo l'altra roba. Quindi appunto la facciamo venire qua. Ma dai, oddio. No. Dai, non è giusto, non è giusto, no. Non l'accetto. Non l'accetto. Raga, mi sono salvata come? Oddio. Ok. È una cosa anche un po' a tempo, perché se si stacca poi è un problema. Eccolo. Però no. Voglio andare là. Dai! Vabbè ragazzi, allora andiamo prima qua, là così non ci sia un'altra barca, quindi possiamo utilizzare quella alla fine. Saremo anche lontani da casa, ma questo non fa di noi dei barbari. Quando i nostri cari muoiono, e in questo periodo sono molti, li trattiamo con il dovuto rispetto. Quando non avevamo ancora una vigna per produrre il vino, abbiamo lavato i morti con l'acqua del lago. Quando non avevamo i telai per tessere i sudari, abbiamo fasciato i corpi con le pelli. Abbiamo portato con noi poche monete, ma ora le forgiamo di nuovo, in modo che i morti possano pagare il passaggio verso l'altro mondo. Avrei solo voluto che il prezzo non fosse così alto. Nel diario del gran sacerdote, in queste stanze preparavano i cadaveri per la sepoltura. Oh, monete! Bene, bene. Ok, scusate il telefono. Ok. Ok, questa è anche più comoda, bene.
rimane qua, perfetto. Allora, vediamo se c'è qualcosa di interessante. Ecco un bottone, vabbè. Ok, abbiamo tutto pieno. Imbalsamavano i morti. Ascolta, posizione dei documenti e degli affreschi. Oh, tanta roba, ragazzi. Abbiamo anche trovato una moneta andando. Un calice d'oro degno di un re. O un profeta. È stato fatto qui a Kitesh. Ok, qua possiamo salire e qua c'è qualcosa di molto interessante, direi. Conoscenza anatomica. Conoscenza anatomica. Quando usi l'istinto di sopravvivenza o miri verso una preda, percepisci le posizioni del cuore degli animali. Colpisci l'animale al cuore per infliggere danni devastanti. Gli animali con la pelle spessa, ad esempio orsi e grandi felini, sono immuni al corpo al cuore. Premio. Ok. Tomba completata, bene, andiamo qui. Qua c'è qualcosa da distruggere, si vede. Vediamo un po', ma non c'è. Ah, ok, pensavo che dietro c'era il muro, ho detto, e allora a chi serve, scusa. Ah, ok, siamo riusciti qua. Bene, allora abbiamo visto tutto qua. Ah, no, ok, ce ne possiamo andare. Abbiamo visto tutto quanto di questa tomba, quindi va bene. Grazie a tutti. Ok. Quindi adesso possiamo continuare in santa pace proprio. Ok, di qui e di qui. Ok, siamo risaliti sopra arrampicandoci alla fine. Qui. Ok, e torniamo in superficie. Sì. Ok. Siamo tornati. Ok, oddio. Ok, e noi dobbiamo andare di là. Oh, qui c'è qualcosa di buono. Qua c'è un monolito. Sembra indicare un luogo. Un luogo. Ok, scorte di monete, vabbè, non ci importa. Qui sono cose che non possiamo raccogliere. Ok, questo non lo possiamo prendere. E oh, là. Ok. C'è qualcosa sopra qui? No. Bene, ora possiamo continuare. Ok. Dentro l'acropoli, trova la strada per l'acropoli. No, non so che lì potevo prenderlo. Jacopo, qua su è il caos. Non c'è traccia della tua gente. Sofia potrebbe averli portati nelle catacombe sotto la torre. Ma ho perso ogni contatto con lei. C'è niente. Va bene, la cercherò lì. Abbiamo quasi finito di evacuare i feriti. Però io qua ho visto qualcosa, scusate. Ah no, che okay, era un masso. Vabbè. Scusate, ma meglio sempre accertate, qua sono cose, avevo visto qualcosa di sbrilluzzicare, diciamo, ma invece non era niente. Beh, era un masso bello e buono. Ok. Devo andare all'acropoli, quindi. Sì, ok. Ah, ma cosa? Cioè, come scusa? Ok. Ah, mi sa che dobbiamo andare, sì. Dobbiamo andare di là letteralmente, se no qua. O moriamo o continuiamo. Vai. Sono molto contenta.
Oh, l'arcobaleno. Sì, l'arcobaleno, raga. Oh. Ma lì c'è qualcosa. Secondo voi riusciamo a raggiungerlo? No. Scusate. Scusate. Volevo vedere, volevo provare, che bisogna provare su un sacco di robe belle e brutte qua. Sopra non c'è niente. Vabbè, allora io proverei a fare così. Oddio. Io ci proverei, cavolo. No, 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 non ci proverei più, non ci proverei più. Beh, continuiamo per quello che dove dobbiamo andare, ragazzi. Lasciamo perdere le cose dell'esplorazione varia, vorrei continuare anch'io. Sono curiosa comunque di vedere come va la storia, quindi appunto continuiamo, non fermiamoci più. Ok, forse è soltanto una cosa così, giusto per. Dentro l'acropoli, entra nell'acropoli, ok, quindi qua siamo all'inizio dell'acropoli, diciamo. Cioè siamo per entrare nell'acropoli. Qua sotto, vabbè, si muore soltanto. Addentriamoci nell'acropoli. Sento anche già le campane. Ok. Cavolo. Ah, ok, ho già una. Infatti. Raga, sbrighiamoci lì. Credo che sia troppo tardi, raga. Frecce no. Raga, mi dispiace, devo essere sincera. Se no, ce l'ho tutto, ok. Oddio. Un corpo, raga. Oddio. Uccidetelo. Non sparate, faremo. Raggiungi la torre, introducisi nelle rovine e trova Sofia. Ok, vediamo intanto quali possiamo, diciamo, uccidere. Quando prendere. Un po' Prendetevi e solo. rastrellate la città. Cavolo. Uccidete tutto ciò che si muove. Cercate di utilizzare i coltelli. Dobbiamo risparmiare le munizioni. Sì, addirittura, importanti le robe. Dai, cavolo, quello non l'avevo visto prima. Scusate il tre. Non l'avevo visto prima. Adesso lo vedono. E pizza, ok. Forse sta avvicinando. Aspettiamo il momento giusto per ucciderlo. Ok, l'ha vista. Ok. Uno, ci abbiamo tolto per il momento. Questo in teoria appunto dovrebbe venire qua e due, li possiamo liberare. Merda, sono scema io. Ucciso, ma non è vero niente. Ok ragazzi, riproviamoci. Questo lo uccidiamo subito e fa.
No, sta arrivando il tizio. Forse questo non dovevo farlo. L'ha visto, non fa niente. Sì, vabbè, intanto che ricarica e... Una giornata anche, vabbè, qua non posso prenderlo. Ok. Madonna, che paura. Muori? L'ha visto, cavolo. Ma ha avvisato gli altri? Cavolo, l'ho già ucciso. Ok ragazzi, dobbiamo fare piano. Comunque teniamo la pistola. Non si sa mai. Bene. Beh, adesso i tuoi dovrebbero fare un giro di ispezione. Monete, mi sa, sì, bene. Dio, che paura! Cavolo! Questi bastardi sono pieni di risorse. Potrebbero aver piazzato delle trappole. Non preoccuparti, farò fuori tutto ciò che si muove. Rilassati e rimani concentrati. Spero che questi non tornino indietro. Ma ci vanno? Ma siamo sicuri che se uccido questo, quello lo vede, per forza. Ma come? Non mi ha visto, cioè, raga. Non devo tenere sempre la pistola, che è quella l'arma più bella del mondo. Ok, pensavo fosse aperto. Cioè, sono sbucati dal nulla. Vabbè, ok. Oddio, rega Sofia! Devi morire! Dai, e colpiscilo! Cavolo! Ah.
Slegami. Li ucciderò da sola, uno a uno. Calma, Sofia. Questo è un massacro. Stiamo perdendo troppi uomini. Forse il tuo popolo si è sacrificato abbastanza. Non avevamo scelta. Ti ho giudicato male, Lara. Dimmi come posso aiutarti. Devo portare al sicuro gli altri. Ma l'entrata alle catacombe è bloccata. Farò in modo di liberarli. Bene, quindi raggiungi la torre e trova la scorta di munizioni. Bene, allora, qua già vedo qualcosa che appunto può aiutarci, anche perché credo sia proprio l'unica soluzione. Quindi andiamo di qua. Ok. Allora, cosa ho visto adesso? Magari riesco a sbloccarla da qui. Ok, come non lo so. Ah, mi faccio incendiare, aspetta. Che fa? Dovrebbe andare. Che? Ok. Tiriamo la bomba, beh. Ah, tutta la freccia bombardiera, non lo so. Freccia con granata, ecco, raggiungi la torre e distruggi il blocco per liberare i discendenti, bene. Facciamo tutte queste cosine carine. Il petrolio non ci serve, qua c'è qualcosa di buono. Un antico amuleto che rappresenta un cervo, intagliato nelle corna dell'animale. Poteva essere un oggetto importante o il giocattolo di un bambino. Bene. Qua, ah, ok. Non mi serve c'è nient'altro, quindi vediamo un attimino queste robe. Scusa. Bene. Grazie, Lara. Per ora sono al sicuro nelle catacombe. So che cerchi la sorgente divina, ma il mio popolo la proteggerà fino alla morte. Il tuo popolo sta già morendo. Non potete proteggerla per sempre. Finora ci siamo riusciti. Ma adesso sono felice di averti come alleato. Si avvicinano alla torre. C'è ancora qualcuno là. Metti in salvo gli altri. Servi a loro. Raggiungi la torre, sfondo al cancello del cortile della torre. Bene ragazzi, comunque io direi che possiamo fermarci qua con questo episodio. Lasciate un mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!